Molti della maggioranza ritenevano e ritengono che partecipare ai bandi significa non riuscire a fare poi tutto il lavoro che c'è all'interno del settore relativo a una serie di finanziamenti già in essere. Ci sono state delle divergenze con l'amministrazione in questo periodo, non scendo nei dettagli, dico solo i titoli. Uno è stato sull'affidamento della concessione dell'impianto di pubblica illuminazione, poi abbiamo un problema serio a Casoria, lo dico anche questo come titolo. In una zona a confine con Afragola abbiamo fatto un accordo con il comune di Afragola che ci fornisce l'acqua e noi paghiamo il comune di Afragola, però questa acqua la distribuiamo a una serie di cittadini, circa 300 famiglie, ed è da circa 5 anni che resta bloccato, quindi le famiglie mi fermo qui. Si toglie qualche E io sassolino dalle porto scarpe questo l'ex problema che assessore ai lavori pubblici di Casoria, Enzo Amato, ora che il sindaco Raffaele Bene ha deciso di non confermarlo all'interno della sua giunta. Già nei giorni precedenti alla revoca, l'ex assessore aveva denunciato in un lungo post su Facebook la perdita di svariati milioni di finanziamenti, fondi utilissimi vista la situazione di dissesto finanziario in cui si trova il comune. non abbiamo disponibilità finanziarie, non abbiamo fondi disponibili, quindi l'unica nostra ancora di salvezza è quella di partecipare ai bandi che pubblicano la città metropolitana, la regione e lo Stato. Proprio la partecipazione ai bandi, uno dei campi di scontro con la maggioranza che, vista l'esiguità di personale, ritiene, ci racconta l'assessore, inutile chiedere altri finanziamenti quando è già difficile progettare e utilizzare i fondi a disposizione. Le mie priorità è stata quella di avviare dei finanziamenti che erano bloccati da anni, tipo quello delle ferrovie dello Stato, che si deve realizzare la riqualificazione di Via delle Puglie. È un finanziamento che noi abbiamo da circa 15-16 anni e noi l'abbiamo avviato e abbiamo pubblicato la gara per la progettazione. Alla base dell'azzeramento di giunta, con il formarsi di una nuova squadra che sarà presentata domani alla stampa, però anche e soprattutto equilibri politici mutati. Qualche giorno fa il sindaco mi ha chiesto di dimettermi, motivando tale richiesta col fatto che si era formato in Consiglio Comunale un nuovo gruppo di 3 consiglieri, tutti provenienti dal centrodestra, e questi avevano evidenziato la necessità di avere una rappresentanza in giunta, e in modo specifico quella dell'assessorato ai lavori pubblici. Da tenere presente che 2 di questi consiglieri comunali 7 mesi fa avevano indicato il mio nome come assessore ai lavori pubblici. Io dissi al sindaco che, siccome su 5 assessori alla fine le dimissioni venivano chieste solo a me, non lo ritenevo un fatto né logico né giusto, per cui lo invitavo a soprassedere o magari, essendo nelle sue prerogative, di revocarmi lui la delega. Dopo una serie così di incontri, lui ha revocato l'incarico a tutti, ha riformato la nuova giunta e solo, diciamo, solo a me non mi ha confermato, senza darmi nessun tipo di motivazione.